Siamo qui stamattina per questo workshop di area giuridica, come si suol dire, per ascoltare l'avvocato Alberto Maggi, di un importantissimo gruppo di avvocati sociali di Finanz che conoscete tutti, e abbiamo parlato molte volte anche in lezione, ma dobbiamo specificare un po' i possibili percorsi futuri di chi si avvicina alle professioni legali. Noi abbiamo la fortuna stamattina di ascoltarlo, l'avvocato Maggi, che già è stato qui, lo ringraziamo ancora una volta per questo, può portarci preziose informazioni, suggerimenti e soprattutto esperienze per i percorsi futuri che molti di voi intraprenderanno, chiaramente abbiamo detto mille volte, la maggioranza di voi troverà, quindi si confronterà con il mondo delle professioni legali. Io credo che sia un'occasione molto molto importante anche nell'ambito del Career Day, queste due giornate che sono dedicate un po' alle matricole, ma soprattutto in questo caso a voi che in qualche modo vi apprestate a confrontarvi con il mondo del lavoro. Andiamo a posto. C'è anche la Rosa Caffè. E quindi dicevo, c'è questa possibilità. Naturalmente ascolteremo tutti le parole dell'avvocato Maggi con molta attenzione e soprattutto mi auguro che ci sia anche, come è accaduto già nella volta precedente, un secondo dibattito. Ricordo che ci sono molte domande, molti interventi, perché naturalmente questa è un'occasione importante per capire come va il mondo reale, al di là degli studi, al di là delle teorie che incontriamo nei nostri corsi. Quindi, attenzione, passo immediatamente la parola alla Rosa Maggi, ringraziandolo ancora una volta, veramente con verità, con assoluta conoscenza. Grazie, le facciamo un applauso e ciao. Ringrazio tutti i presenti, mi fa piacere avere questa occasione di incontro in cui cercherò di darvi qualche informazione utile, per cui se non avete nulla in contrario io vi dirò le cose che penso sia opportuno che io vi dica. Dopodiché lasciamo un po' di spazio alle domande. Due parole su la nostra organizzazione. Noi ci chiamiamo Legas Avvocati Associati, siamo un studio italiano, facciamo solo diritto italiano. Abbiamo uffici a Milano, Roma e a Roma. Abbiamo un nome di fantasia che è il risultato di un'operazione di naming fatta 10 anni fa quando lo studio è stato fondato e che intenzionalmente è volta a evitare l'inserimento nel nome dello studio dei cognomi dei fondatori. Questo esprime una volontà di istituzionalità dello studio e quindi diciamo esprime la volontà di non limitarsi a rappresentare i nominativi di alcuni soci magari molto prestigiosi e piuttosto di individuare un nome destinato a durare e a sopravvivere anche all'esperienza professionale, alla vita professionale dei soci e dei fondatori. Questo è abbastanza un unicum nel panorama degli studi legali d'affari italiani, cosiddetti d'affari, che sono contraddistinti da ancora oggi
oggi ha una forte presenza di figure professionali di riferimento di particolare spicco. Quello di cui stiamo parlando è qualcosa che occupa ovviamente una minoranza dei professionisti iscritti all'albo degli avvocati. Iscritti all'albo degli avvocati sono circa 250.000 in questo momento, noi stiamo parlando di una comunità di studi associati prevalentemente concentrata nel nord del paese per naturali ragioni economiche, che dà lavoro a alcune migliaia di professionisti. Noi quindi rappresentiamo una professione che tendenzialmente opera a servizio delle imprese, imprese italiane o imprese straniere, imprese italiane controllate da imprese straniere. Ci occupiamo quindi di tutti i settori di attività legale, ad eccezione direi del diritto di famiglia, per ovvie ragioni, direi anche l'eccezione delle successioni. Tutto il resto è coperto dal servizio, coperto in maniera molto specialistica, cioè siamo organizzati in dipartimenti che sono altamente specializzati. Oggi come oggi un determinato tipo di attività legali non può che essere svolto in maniera molto specialistica, perché la produzione legislativa, la produzione regolamentare negli ultimi decenni, anni in particolare, poi più recentemente, si è moltiplicata e ha imposto una concentrazione dell'attenzione su settori specifici di attività per riuscire a fornire un servizio qualitativo al cliente, dove qualità non vuol dire semplicemente essere accurati e dare delle risposte competenti e quindi in questo modo adempiendo puntualmente il proprio obbligo professionale e deontologico, significa anche rapidità, perché quello che ha contraddistinto l'evoluzione della professione non soltanto in Italia ma nel mondo negli ultimi decenni e direi in maniera più accentuata negli ultimi anni, grazie all'utilizzo degli strumenti informatici e device personali di cui tutti facciamo utilizzo, è una crescita esponenziale della rapidità del servizio. La rapidità del servizio impone, per ovvie ragioni, a sua volta una accentuazione della specializzazione. Mi sembra intuitivo notare che mentre 20 anni fa una richiesta da parte di un operatore americano di fare un investimento in Italia nel settore delle telecomunicazioni potesse comportare una concessione al professionista italiano di una settimana, di 10 giorni di tempo per fornire un memorandum descrittivo del contesto regolamentare italiano, questa cosa oggi avviene di norma attraverso una telefonata preliminare che può essere richiesta a distanza di qualche ora, seguita spesso, soprattutto in presenza di fattispecie complesse, da un approfondimento scritto
fare la prima telefonata bisogna essere preparatissimi, cioè bisogna essere dei professionisti che lavorano quotidianamente in un settore, perché altrimenti non ci si può improvvisare, no? Ho fatto questo esempio perché secondo me è abbastanza calzante il risultato, e quindi, come dicevo, quello di una specializzazione sempre più marcata. Ovviamente io faccio riferimento al settore di attività legale in cui opero, quindi il settore degli studi professionali cosiddetti d'affari, settore che, nell'ambito del quale in Italia la presenza di studi legali indipendenti italiani è ancora molto forte, anche se i nostri concorrenti in Italia sono uffici di studi legali multinazionali, della relazione anglosassone, prevalentemente anglosassone, inglesi, americani, ma non solo, e stiamo parlando di studi che hanno molte migliaia di avvocati e che forniscono un servizio globale, quindi hanno una massa critica estremamente importante con la quale competere. Però per qualche motivo gli studi indipendenti italiani hanno ancora una fetta di mercato molto rilevante, direi predominante. Gli studi stranieri sono molto attivi magari in alcuni settori, gli studi d'affari italiani hanno probabilmente, quelli che sono nella fascia top, la possibilità di essere attivi in diversi settori specialistici, e non soltanto magari nella parte banking e finance, che sono tradizionalmente dominio degli studi anglosassoni, in particolare degli studi inglesi. Ho menzionato questa practice di attività, ma chiaramente ve ne sono molte altre, no? Quindi diciamo che studi di questo tipo, la parte societaria, il diritto societario, finanziario, bancario, è tradizionalmente il core business, o comunque diciamo tra i core business, ma ci sono poi settori che sono comunque strategici, perché grazie ad una presenza specialistica di livello di alcuni settori diversi da corporate e banking finance, è possibile fornire un servizio di qualità che altrimenti non è possibile dare al cliente. Faccio degli esempi. Diritto del lavoro è una materia tipicamente local, scusate, utilizzo delle espressioni diciamo anglosassone in qualche caso, perché fanno parte di definizioni condivise nel nostro mondo. È una materia local, cioè mentre se fai un contratto di acquisizione di quote societarie puoi anche farlo regolato dal diritto inglese, e forse gli adattamenti locali sono modestissimi per evitare le nullità. Se devi fare un licenziamento non puoi non essere un avvocato esperto di diritto italiano e di diritto del lavoro italiano. Se devi fare un'acquisizione in Italia e sei un fondo americano e vuoi acquistare una società che ha 5.000 dipendenti, e vuoi capire come scorporare dei rami di queste attività, per esempio se puoi fare una cessione di ramo di 1.000 dipendenti, di 1.500 dipendenti, e quindi questo fa parte del business plan su cui tu costruisci l'operazione,
e ne verifichi la fattibilità a monte. Bene, hai bisogno di qualcuno che ti dica se questa cosa è materialmente possibile o non lo è. Quindi ci sono, vedete, delle competenze specialistiche che ne sono poi tante altre. Pensate all'antitrust, pensate alle competenze in materia tributaria, sono decisive ai fini della realizzabilità di un'operazione, non sono ancillari, non completano cosmeticamente un'operazione, diventano veramente centrali. Ed ecco perché studi del nostro tipo si devono attrezzare con delle competenze di livello più o meno in tutte le aree rilevanti per il business. Ne ho menzionate alcune, certamente c'è anche il diritto amministrativo, che adesso io sto menzionando in termini molto generici, e come l'avrei menzionato quando ero uno studente come voi. Oggi dire diritto amministrativo ai fini dell'attività professionale come la svolgiamo noi è riduttivo, perché ci sono delle aree di competenza specialistica interna all'amministrativo che sono a loro volta delle specializzazioni così forti da connotare il professionista. Pensate all'ambientale, cioè, un esperto in diritto ambientale è qualcuno che dispone di formazione un amministrativista, deve essere di formazione un amministrativista diretta. È molto molto importante il diritto ambientale, certo, però è un professionista che possiede anche una sensibilità lavoristica, pensiamo agli aspetti di sicurezza, di salute sul lavoro, ha una sensibilità penale, in materia penale, perché l'ambientale è molto collegato al penale, quindi non è un penalista, poi non assiste la persona coinvolta in un procedimento penale di solito, però ci capisce, no? È in grado di accompagnare il cliente nelle tematiche ambientalistiche, è una materia molto importante. Ed è poi soprattutto grazie a queste cose un professionista che è in grado di dialogare con i tecnici. Chi è l'interlocutore dell'avvocato? L'interlocutore dell'avvocato all'interno del mondo dell'impresa non è sempre lo stesso, non è sempre il direttore affari legali oppure il direttore del personale. Su alcune materie l'interlocutore è un tecnico, è un ingegnere che si occupa di ambiente all'interno dell'azienda, di lavoro all'interno. Funziona? Suggerendo di fare una manipolazione. Bastava poco, dicevo, la capacità di interloquire con i tecnici è fondamentale. Il tecnico capisce se tu sei uno del ramo, quindi può conoscere benissimo il diritto in termini teorici, ma le applicazioni pratiche, le applicazioni operative fanno la differenza. Scelgo il professionista in funzione di questa capacità. Questo è un esempio di specializzazione, no? Molto importante. Ho menzionato l'antitrust, certamente ci sono poi anche altre aree di specializzazione che magari studi del nostro tipo sono presenti anche se in maniera meno accentuata. Pensate al diritto della navigazione dei trasporti. Il diritto della navigazione dei trasporti è altamente specialistico, è regolamentata, non ci si improvvisa, cioè si fanno le cose in una, se ci sia addirittura, quindi addirittura il diritto
inerente agli alimenti, che è collegato alla materia ambientale, ma è un'altra cosa. Noi lo definiamo food law, ovviamente, e significa poi, anche qui siamo gli amministrativisti, l'ambito proprio. Sì. Però c'è, arrivi alla tutela del consumatore, quindi una parte che è litigation, quindi è la parte di contenzioso civile ordinario, però c'è tutta la parte del provvedimento amministrativo, c'è tutta la parte penalistica e anche qui è una materia altamente regolata, molto importante nel nostro paese, no? Sappiamo che c'è molta attenzione al cibo, no? La produzione, il consumo di cibo è crescente. Ed è crescente la regolamentazione normativa su questi aspetti, quindi servono avvocati. Ora, dette queste cose, forse si può passare a dire qualche parola su come si diventa specialisti, perché forse per uno studente oggi c'è la consapevolezza, e io non sto dicendo niente di nuovo, magari faccio delle declinazioni concrete, però vi dico qualcosa che voi tutti sentite, no? Che c'è bisogno di specializzazione. Però certamente non è facile, no? Perché la specializzazione purtroppo non può prescindere dalla situazione di rapporto tra domanda e offerta. Gli avvocati sono tantissimi, sono molti più delle imprese che necessitano di avvocati, e quindi bisogna cercare di trovare dei percorsi. Io credo che non basti più definirsi come specialista in un settore perché poi la gente venga da te riconoscendoti come tale. Quello che fondamentalmente deve avvenire è avere la possibilità per un certo periodo di tempo dopo l'inizio dell'attività professionale di dedicarsi continuativamente ad un ambito di attività, cioè cercare di non essere dispersivi. È importante avere magari una formazione generica allargata, di occuparsi di contenzioso, contrattualistica, e quindi non fraintendere l'esigenza di specializzazione con la ghettizzazione della propria attenzione professionale, soprattutto nei primi anni. Però è altrettanto importante che il percorso generalistico, che è quello che molti di voi statisticamente faranno, perché questo è quello che dice il mercato, almeno nella parte iniziale dell'attività, si lavora in studi che fanno diverse cose, però già limitare di fare civile, penale, amministrativo, eccetera, è secondo me una scelta raccomandabile, perché quando noi giuristi, poi dobbiamo fare gli avvocati, con noi iniziamo a farlo, siamo come una lavagna su cui ogni giorno si scrive qualcosa, e voi vedrete che a un certo punto incomincerete a sentirvi meno insicuri, e questo è il risultato della sovrapposizione delle informazioni che avrete avuto lavorando con metodo, con passione, con regolarità e accumulando esperienze. È importante che ad una prima fase, che lo ripeto, spesso è una fase di acquisizione di informazioni generalistiche, si accompagni il più possibile e il più presto possibile una certa attenzione su qualche filone specifico che può piacere di più, che può interessare di più. Come farlo? A volte lo si deve fare, vi sto dando una serie di indicazioni molto pratiche, perché penso che
questo serva nel nostro lavoro, avere qualcuno con qualche anno in più che ti dice delle cose che poi non necessariamente sono giuste, però sono quello che pensa. Io credo che si debba, uno, assecondare le proprie inclinazioni. C'è chi è più portato a farsi il diritto di famiglia, chi invece fa veramente fatica con il diritto di famiglia. Il diritto di famiglia ha delle implicazioni di tipo relazionale, psicologico, molto, molto delicato, molto delicato. Bisogna ascoltare molto. E veramente richiede skills specifici. Assecondare le proprie inclinazioni, le materie che piacciono di più o che non ti spiacciono. Poi trovare delle fonti, forse dire di lavoro è anche un po' troppo ambizioso all'inizio, però per esempio associazioni di categoria che hanno bisogno di giovani che si occupino della normativa di certi settori, magari tutto a titolo non oneroso, magari gratuitamente. Guardate che l'attività gratuita non va vista soprattutto nelle fasi iniziali di un percorso professionale come espressione di uno sfruttamento. Non dico che non ci siano situazioni di sfruttamento, però per me è uno sfruttamento se lo studio legale prende dei miei laureati e gli fa fare la cancelleria, gli fa fare solo la cancelleria, no? Ok? Questo è uno sfruttamento. Se un'associazione di categoria ha bisogno di un supporto, magari gratuito, da parte di un giovane giurista che tiene in ordine la normativa ambientale, la normativa regolamentare in qualche settore di attività, e lo fa per qualche anno, familiarizzando con un team che si occupa di queste cose. Dopo un po', avviene naturalmente che questo giovane venga cooperato. Avviene naturalmente, certo, ha lavorato gratis, ma ha avuto l'opportunità di acquisire informazioni, di far vedere di essere una persona ordinata, affidabile, attendibile, che poi è in grado di ricevere il testimone quando qualcuno sarà pronto a darlo. Ecco, c'è questa attività di investimento, che significa anche dare una mano agli amici, dare una mano ai conoscenti, non chiedendo necessariamente corrispettivo all'inizio, facendolo così, in amicizia. Guardate, consideratela questa come un'opportunità, non consideratela soltanto come a volte una situazione di così, approfittamento, perché magari questa componente in qualche caso c'è, no? Ci senti tu, ti sei laureato, tu so che sei il mio avvocato, mi dici per favore come funziona questa cosa, ok, no? Questo è il mio lavoro, mi farebbe piacere se questa cosa fosse il risultato di un'investitura professionale, no? E non una cosa così mangiando la pizza. Però io vi dico che A, questa cosa fa parte delle regole del gioco, della professione. C'è una componente in cui, così, anche di tipo relazionale, perché le persone un po' contestano, un po' se ne approfittano, un po' cercano di capire se può essere un interlocutore valido. B, è un investimento perché è una delle poche opportunità che come giovani giuristi avrete di dimostrare quello che valete, e quindi va sfruttata come un'opportunità, con il sorriso sulle labbra, cercando di fare le cose molto bene, non perché è gratis, lo faccio così distrattamente, in maniera superficiale, no. Con
consapevole del fatto che sia grande, si utilizza questa cosa come investimento. Perché la dinamica nella scelta degli avvocati, e voi nella formazione del vostro avviamento, qualunque cosa facciate, se farete gli avvocati naturalmente, la dinamica è sempre quella della fiducia. La dinamica fondamentale è nella fiducia, cioè il mandato, lo svolgimento del professionista è essenzialmente basato su un rapporto di tipo fiduciario. Ed è così, credetemi, a tutti i livelli. È naturalmente così quando parliamo di uno studio di piccole dimensioni inserito localmente in una comunità di persone fisiche e di imprese, dove c'è anche magari una conoscenza personale, no? Magari diretta o indiretta, ma c'è una conoscenza personale. Ma credetemi, è così anche ai livelli della professione organizzata, perché qualcuno che deve cercare un professionista dall'altra parte del mondo, dove non ha contatti, si rivolge a qualcuno di sua fiducia che sa avere contatti di sua fiducia. Quindi è la stessa dinamica che opera con la proprietà transitiva. Oppure, molto più semplicemente, e questo è l'esempio, diciamo, quotidiano nella circolazione del lavoro di studi come quello, diciamo, di cui sono socio io, si conosce un professionista all'interno di uno studio. Si ha un problema che riguarda un'area specialistica totalmente diversa da quella alla quale questo professionista appartiene, ma gli si chiede: senti, ho un problema antitrust, voi ci potete aiutare in maniera qualificata? Sì, possiamo, ti presento il mio collega X. Quindi la dinamica è sempre la stessa, la dinamica è quella del rapporto fiduciario, e la fiducia si costruisce. Quindi non bisogna avere paura della committenza e non bisogna avere paura della gravità della committenza. Più opportunità si ha di dimostrare quanto si è affidabili, meglio è. Un'altra indicazione che vi darei è, ricordo di avere insistito anche lo scorso anno su questo punto, è la conoscenza delle lingue. So di non dire nulla di inedito, però io ve lo devo dire che purtroppo noi italiani siamo svantaggiati per qualche motivo, abbiamo un sistema scolastico che non ci porta ad un livello decente ai fini di cui stiamo parlando, perché se poi dobbiamo dirci delle bugie lo possiamo fare, ma non è questa la sede, no? Per dire delle cose distanti dalla realtà. La realtà è che oggi come oggi nella nostra formazione, continuo a dire nostra, no? Perché comunque facciamo parte di una comunità, io faccio avvocato da un po' di anni, alcuni di voi, spero molti, lo faranno a breve, e quindi mi viene naturale esprimermi così. La conoscenza dell'inglese scolastica è del tutto insufficiente, cioè è inidonea ad essere utilizzata, quindi bisogna fare qualcosa di diverso. Voi avete la fortuna di essere una generazione che ha una straordinaria facilità di accesso a strumenti anche poco costosi per l'approfondimento delle lingue. Penso alla facilità con cui si fanno delle conversazioni, magari delle lezioni con una madrelingua via Skype.
è una cosa semplicissima da fare, semplicissima, però fa la differenza. Io vedo in occasione di interviste che regolarmente noi facciamo con centinaia di ragazzi tutti gli anni, io vedo che ci sono delle differenze, ci sono alcuni che si presentano, non parliamo di come sa cinese, strade qui, cioè bisogna sapere l'inglese, ok? Bisogna sapere l'inglese bene, bene. Poi c'è pure il tedesco, cioè, però cominciamo a sapere l'inglese bene. Io vedo che ci sono dei ragazzi che senza essere ragazzi che vengono da una famiglia che ha vissuto in Inghilterra, senza essere ragazzi che hanno la mamma inglese, eccetera, eccetera, lo sanno benissimo. Lo sanno benissimo perché hanno martellato. Cioè, è così. Perché hanno studiato l'inglese sempre. E poi perché sapendo che questo sarebbe stato un fattore rilevante, forse decisivo, per l'accesso al lavoro, molto spesso decisivo, hanno fatto un approfondimento, hanno fatto tanta conversazione, hanno fatto tante cose. E credetemi, con un costo molto, molto ridotto oggi come oggi, quindi è veramente una cosa alla portata di tutti. Considerate tra le cose che io vi posso dire un suggerimento prioritario, perché qualsiasi cosa voi facciate, questa cosa è fondamentale. Un'ultima serie di considerazioni la farei a proposito, forse in termini forse più ampi, mi rivolgo molto a voi in questo, sulla formazione, perché credo che la specializzazione sempre più accentuata, mi riferivo prima, imponga una crescita dei fenomeni organizzativi della professione, cioè delle aggregazioni. La crescita delle aggregazioni a sua volta, scusate l'analizzo ma la catena logica è questa, la crescita delle aggregazioni impone doti manageriali. Perché non basta essere giuristi sopra il diritto per sapere gestire organizzazioni di decine o centinaia o migliaia di collaboratori. Bisogna essere anche un po' managers. E qui è l'università, no? Che deve anche tenere conto di queste cose e deve tenere conto di tutto quello che significa management. Significa non soltanto la conoscenza di rudimenti contabili, ma significa anche la conoscenza di basi per la gestione psicologica dei rapporti, che peraltro sono anche molto utili agli avvocati comunque. Ecco, io credo che le università in questo debbano investire un ruolo molto, molto importante. E direi che con questa considerazione io avrei concluso e vi ringrazio e sono a disposizione per domande che volte a soddisfare qualche curiosità se ne avete. Grazie. Come Dipartimento e come Università con l'Ingram ci stiamo incrementando la nostra collaborazione anche in termini di ricerca e di approfondimenti, e quello che emerge sempre più dalle interazioni che abbiamo è l'interdisciplinarità della formazione, no? Dato la grande attenzione al profilo anche quantitativo, economico e altro, che orienta fortemente l'esercizio dell'attività professionale. E in questo senso la sollecitazione che ci dava Alberto è in termini di contenuto e formazione molto importante. Io da giurista posso portare due esperienze di tipo personale. Da un lato
ancora faccio due volte a settimana conversation di inglese, perché siamo una generazione che si è formata meno, ma io così potrei dire che in qualche modo potrei rilassarmi un po' nella vita, ma trascorrere il mio tempo nel dico io non consiste a fare almeno due ore e due ore, ed è fondamentale per stare anche a passo con i miei figli, che ovviamente già stanno molto più avanti, e quindi visto che è più facile iniziare prima, la comunicazione è essenziale, perché soprattutto si è parlato dell'altro riferimento alla specializzazione, alla estrema specializzazione, parte comunque da una capacità anche di inquadramento generale delle problematiche. Sono sempre convinto che un buon lavoratore è quello che non sa tutto ma sa affrontare tutto, che è una cosa molto differente. Non avrete mai, non si avrà mai una preparazione che vi porterà a conoscere ogni problema, ma dovete avere una preparazione che vi aiuta a risolvere i problemi che vi porrà l'esercizio della libera professione nelle varie declinazioni che può assumere. E l'altro aspetto è quello che dicevo poc'anzi dei contenuti della formazione. Io da giurista dico, sono un giurista che ha avuto la fortuna e ne sono contentissimo di insegnare tanti e tanti anni in facoltà di economia, mi ha arricchito notevolmente anche dal punto di vista scientifico, moltissimo dal punto di vista scientifico. Ho un'esperienza attualmente, sono un componente dell'arbitro bancario finanziario Collegio di Roma, dove siamo quindi, abbiamo le controversie in tema diciamo di intermediari e clienti, e anche lì la composizione interdisciplinare, abbiamo la fortuna di oltre avere giuristi, esperti di economia aziendale, ragioni di economisti, e questa interazione molte volte ci consente di affrontare le problematiche che le singole competenze non ci renderebbe possibile comprendere sino in fondo. E io da questo punto di vista io confesso che un ateneo di medie dimensioni ha più possibilità di incidere sul percorso di studi. Voglio dire, tra le poche o tante cose che abbiamo rispetto ai grandi atenei è la reattività. Cioè, se ci prefiggiamo uno scopo, un obiettivo, in qualche modo lo stiamo dimostrando grazie al lavoro di tante persone, in questo periodo è quello di sapersi adattare ai cambiamenti. Due anni fa abbiamo previsto tre curricula diverse in un percorso di studi ciclo unico giurisprudenza. Ci avevano detto che a giurisprudenza i curricula non si possono fare, la tabella ministeriale non lo consentiva, i corsi di laurea non erano consentiti, ma noi siamo riusciti comunque a costruire un percorso più attento all'internazionalizzazione, uno statutario tradizionale, non più attento alle problematiche di impresa, e quindi già diamo un indirizzo specifico. Abbiamo incrementato, e secondo me è un vantaggio per i nostri studenti, le materie sia di economia aziendale o vecchia ragioneria, chiamiamola pure così, perché comprendere un bene un bilancio, soprattutto a noi, visto il periodo anche della nostra università, ci va bene, voglio dire, un po' di autorevolezza ci vuole, va bene, dobbiamo studiare ancora un poco, e fa benissimo un giurista, è fondamentale, come del resto anche materie come statistica, quantitative possono risultare risultati utili. Quindi e lo stesso investimento stiamo facendo sulla laurea L14, una laurea molto professionalizzante in cui siamo sempre più attenti alla specializzazione che ci manca. Penso che siamo reattivi, abbiamo molto da fare, devo dire che sono contento, l'ultimo anno ha registrato un'attenzione da parte della nostra platea, perché siamo riusciti a crescere il numero delle corsi di laurea giuridici, che è una cosa molto difficile da capire, e penso che è nato proprio da questa nostra duttilità. Duttilità, capacità di comprendere le sollecitazioni, le ulteriori che ci sono state date oggi sicuramente le dobbiamo fare nostre, sul profilo della lingua infatti secondo me ancora dobbiamo incrementare ulteriormente lo spazio che dedichiamo nell'ambito dei corsi giuridici. Devo dire, in area economica siamo stati facilitati, nel senso che adesso avremo oltre a due magistrali in inglese interamente in inglese, avremo anche una prima triennale con un curriculum in inglese in economics, è la nostra prima esperienza, quindi un corso base triennale interamente in inglese, c'è una buona risposta di studenti italiani, questo ci fa molto piacere, spesso il problema della lingua si manifesta, ma anche una grande attrattività di ragazzi che vengono da fuori, spesso un'interazione molto molto positiva. Da un punto di vista dell'area giuridica abbiamo concluso un dual degree
con il Cagliari, l'università spagnola, è un primo passo serio di internazionalizzazione del nostro corso di laurea in giurisprudenza, ma che sta ulteriormente incrementandosi e sarà un'ulteriore chance per riuscire a dare ai nostri ragazzi. Quindi c'è tanto da fare, ci dobbiamo rimboccare le maniche tra tante difficoltà, ma non vogliamo assolutamente. Quindi io posso solo concludere ringraziando ancora Alberto della sua presenza, della costante collaborazione che sta sviluppando tra le nostre istituzioni, perché l'Inca è un'istituzione, è un punto di riferimento, e avere la fortuna di avere loro qui per noi, veramente. Grazie ancora e buon lavoro con voi. Elisa Zetti, che è la nostra responsabile marketing, mi sta sgridando, mi sta guardando con uno sguardo che io so interpretare, perché non vi ho detto che c'è il piccolo stand di Legans con il nostro materiale, eccetera. Quindi chi fosse interessato può accedere. E adesso io ho detto tutto. Grazie.